Ciao a tutti, sono Elisa e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di manga e lingua straniera. Sapete, se mi conoscete bene, che fatico ad acquistarli, non perché non voglio acquistarli, ma perché sono una capra nelle lingue e quindi preferirei comunque che il mercato italiano venga ampliato con altri titoli e con titoli interessanti. Sapete anche che io ho acquistato già manga in lingua, guardate Tokyo Tare, Eva Girls, solo il numero uno perché comunque sono costosi, sappiate quello perché per esempio Tokyo Tare, Eva Girls ha un formato standard e costa tipo 9 euro, 8 euro o 9 euro e qualcosa, adesso non ricordo, e sono 9 volumi completa. Se non verrà poi pubblicata in Italia, sicuramente lo acquisterò in inglese. Ma quello che il problema principale per me riguardo il manga in lingua straniera è proprio la comprensione della lingua. Più faccio più fatica con il francese perché tanto che non lo pratico, l'inglese me la cavicchio, quindi ho deciso comunque di acquistarli in inglese, anche se vi devo dire la verità, il mercato francese offre dei titoli eccelsi per quanto riguarda il mercato dei manga. Perché offre dei titoli veramente svariati che accontenta qualsiasi tipo di gusto. A differenza del mercato italiano che pian piano si sta avvicinando a questa tipologia di selezione di manga, il mercato francese in primis, perché sapete che comunque in Francia la cultura del fumetto è molto sentita rispetto all'Italia, ha un catalogo veramente ampio, soprattutto di titoli meravigliosi, tra cui appunto Tokyo Tarare by Girls, anche un altro titolo di Akiko Higashimura che non so pronunciare in francese, e anche i titoli di Akihirie. Quindi ha un catalogo veramente ampio, soprattutto di mio gusto. Per questo mi ci sono avvicinata. Come avete potuto vedere, ho anche comprato Pink prima in inglese, poi l'ho recuperato anche in italiano. Quindi il fatto che vengano pubblicati in inglese e poi in italiano non mi ferma dall'acquistarli comunque quando usciranno qui in Italia. Il problema è che vengono molto sottovalutate tantissime autrici e purtroppo, per fortuna, vedete voi, la collana che io amo di più, cioè la collana Showcase, fa bene a puntare sui titoli unici e comunque su miniserie perché è molto costosa. Se puntasse su titoli come quelli della Higashimura andrebbe in perdita, almeno dal mio punto di vista. Per questo spero sempre che in J-Pop ci ripensi e pubblichi almeno uno dei due titoli di Akiko Higashimura, che sarebbe fantastico per me. Ma andiamo al nocciolo della questione. Oggi vi voglio parlare di un titolo che mi ha consigliato, che ha consigliato tantissimo Crystalin. Scusami se pronuncio il tuo nick così. Comunque trovate il suo profilo Instagram, è bravissima e consiglia tantissimi titoli meravigliosi e soprattutto l'apprezzo perché non ha peli sulla lingua e quindi l'apprezzo moltissimo anche per questo. Quindi vi lascio qui sotto appunto il profilo Instagram dove potete andarla a trovare. E lei ha consigliato un volume che mi ha ispirata tantissimo appena ho visto la copertina. Poi lei mi ha spiegato di cosa parla e quindi mi sono ancora di più gasata. Ma io l'avevo già acquistato quando mi stava descrivendo la trama. E sto parlando di questo volume bellissimo di Fumi Yoshinaga, All My Darling Daughters. Perché è bellissimo. In primis parliamo di Fumi Yoshinaga, che ha una storia veramente brutta in Italia. È l'autrice di Oku, che è uno shoujo stranamente figo, non gli shoujo che siamo abituati a vedere, che purtroppo in Italia è andato malissimo. Infatti oggi costa un qualcosa come 8,50 euro a volume. Per fortuna esce un volume all'anno, se va bene, sperando che si concluda il più presto possibile, perché così posso leggerlo finalmente tutto. E mi dispiace che comunque sia difficile da reperire, ma secondo me molto spesso ci soffermiamo ad acquistare cose che abbiamo visto e rivisto, mentre questi titoli che sono preziosi li accantoniamo e poi ce ne pentiamo. Quindi vi prego, dategli un'opportunità se trovate Oku ad un buon prezzo. Quanto riguarda Fumi Yoshinaga, devo dire che personalmente ho apprezzato tantissimo sia il tipo di storia che c'era in Oku, sia il tratto che è meraviglioso e delicato. E quando ho visto questa copertina,
Sono rimasta incantata. A parte che lo mettevano ad un prezzo veramente irrisorio, che mi pare si aggirava sui 6 euro. Ma poi questa edizione, stranamente, perché le edizioni americane, se non lo sapete, costano 9, tra i 9 euro e 8 euro, ma non hanno nemmeno pagine a colori certe volte e neanche delle sovracopertine. Queste ha delle bellissime bandelle laterali a colori, ma sono stupende, e in più ci sono delle pagine a colori all'inizio. Questa è l'illustrazione che personalmente trovo meravigliosa, e in più altre pagine a colori. Oddio, prima che mi cade magari. Bellissima, cioè lo stile di Fumi Yoshinaga, adoro. In questo contesto non l'avevo mai vista, perché appunto ho letto solo Oku. All My Darling Daughters parla appunto di madre e figlia, Yukiko e Mari, che quando Yukiko è adolescente, Yukiko è la figlia, Mari è la madre, hanno degli scontri molto pesanti entrambe. Pian piano cominceranno a conoscersi, ma quando succederà questo, Mari avrà un malore, una malattia piuttosto importante, che però fortunatamente riesce a superarla, e Yukiko nel frattempo ha instaurato un legame molto forte con la madre. Pur essendo forte, hanno comunque dei battibecchi, sapete, quei battibecchi comunque amorevoli tra madre e figlia. Mari a un certo punto decide di dire a sua figlia Yukiko, che pur essendo trentenne ancora vive con la madre, che vuole risposarsi. Yukiko all'inizio rimane un po' stupita, però era comunque curiosa di vedere il futuro marito di sua madre, e qui però alla fine scopre che il futuro marito di Mari è parecchio più giovane della madre, e lavorava in un host club, quindi era uno di quei ragazzi che intratteneva le signore un po' più agée, diciamo, in questi locali. E quindi è molto preoccupata per la madre, ma qua scatta qualcos'altro, scatta la gelosia di una figlia verso la madre. Ed è difficilissimo per una figlia come Yukiko dover dividere la madre con il suo futuro marito. È una storia, questo è il primo capitolo, ed è una storia davvero delicata, ma allo stesso tempo divertente, che sviscera fuori quel rapporto e quei sentimenti che si nascondono tra madre e figlia. Molto spesso noi tendiamo a nascondere i sentimenti per i nostri genitori, e molto spesso i genitori non riescono a comprendere il bene che gli vogliamo. E in questo caso lo descrive perfettamente. Da questo momento in poi, Yukiko e Mari faranno parte di tutti gli altri capitoli che vedremo successivamente, che parlano essenzialmente di donne che autoconvincono di volere un amore dolce, delicato, o comunque di essere trattate bene, ma in realtà non è così, vogliono essere maltrattate, e più vengono maltrattate e più sono felici. Poi c'è quel momento in cui una donna diventa adulta e deve per forza arrivare a determinati obiettivi: deve sposarsi, deve avere figli. La storia che mi ha colpito di più è suddivisa in due capitoli, e parla di questa ragazza Sayako, appunto, che è costretta a ricorrere al matrimonio, insomma, combinato da parte di sua zia, perché vuole trovare un marito. Ma pian piano scopre che non vuole questo, vuole qualcos'altro, non vuole sposarsi più. È una storia talmente delicata, e ve l'ho riassunta in malo modo perché non voglio spoilerarvi di più se volete acquistare questo volume. Ma è una storia davvero delicata, che parla dell'amare, dell'essere amati, dell'amare solo una persona, o dell'essere portati ad amare incondizionatamente, e la tratta in modo delicato e non banale, perché molto spesso penserete che Sayako, o Sayako, non so come si pronunci, sia egoista, o comunque sia cattiva nei confronti dei futuri pretendenti. Ma in realtà si cela ben altro, una storia meravigliosa che viene descritta delicatamente e con tanto amore, che veramente ancora mi ha lasciato talmente tanto che ancora mi emoziono a parlarne. Pure c'è la storia dell'essere donna, ma comunque lavoratrice e anche casalinga. Quindi
quel momento in cui sei adolescente, cerchi di pensare, ah, io non farò mai questo, io non sarò mai come mia madre, io non sarò mai come la società mi vuole, ma purtroppo la realtà e la società, comunque la vita ti porta, per qualsiasi tipo di motivo, per qualsiasi tipo di problema, a sbattere la faccia contro la realtà e tutti i tuoi ideali, tutti i tuoi sogni si devono interrompere e si devono plasmare in base a quello che ti accade. Anche in questo caso, tutti noi ci siamo passati, comunque, o molte di noi ci sono passate, che pensavamo da ragazzini di diventare chissà chi, o comunque di no, non mi sposerò mai, no, io non farò questo, no, io non farò quell'altro, e in realtà poi ci troveremo a fare tutto quello che avevamo detto che non avremmo mai fatto. E questa storia è davvero reale, davvero creata ad arte per farci capire pian piano come la nostra vita cambia in un secondo, in pochissimo tempo, e stravolgerà tutto. E poi la gente penserà anche che sei incoerente, ma in realtà non è l'incoerenza, è la vita che ti fa cambiare. Poi alla fine c'è la storia di Mari, la storia di Mari, che è una storia veramente toccante, che parla appunto dell'insicurezza di Mari, del suo difetto fisico che sua madre ha tanto enfatizzato, e anche il giudizio delle proprie madri o dei propri genitori è molto più rilevante rispetto al giudizio di una persona estranea, ed è l'insicurezza che si è portata Mari fino all'età in cui si trova, quindi fino a diventare una donna adulta con un'insicurezza che non è mai passata. Per quanto riguarda il disegno, poi vi dirò cosa ne penso in totale, è un disegno fantastico, un disegno realistico, ma è talmente espressivo, talmente delicato, che ve ne innamorerete, ma lo avrete già riconosciuto se avete letto Oku. Se non lo avete letto, io vi consiglio comunque di dare un'opportunità a questo volume unico, che, come diceva Cristaline, come diceva lei stessa, lo vedremo bene nella collana Showcase. È un volume eccezionale, personalmente l'ho adorato tantissimo, perché è un volume che rientra tantissimo nei miei gusti, uno slice of life che parla di problemi reali, non banalizzandoli in nessun caso, parla di donne principalmente, dei nostri problemi, delle nostre angosce, della difficoltà nel prendere determinate decisioni, la pressione che abbiamo derivata da una società molto cattiva e molto pretenziosa nei nostri confronti. Il volume che personalmente vi consiglio, che sappiate l'inglese oppure no, perché io sapevo l'inglese proprio base, totalmente base, ma sono riuscita a comprendere tutto benissimo, perché è un inglese che comunque non è difficilissimo, e comunque abbiamo tantissimi strumenti per, se in caso non sappiamo una parola o non riusciamo a comprendere una frase, ormai abbiamo gli strumenti per qualsiasi cosa. Non è frustrante il dover comunque cercare parole, cercare frasi, io non l'ho trovato frustrante, e credetemi, io sono una pigra di natura, e se mi avesse stancato un minimo avrei smesso subito. Lo posso solo che consigliare, non so se ancora a metà prezzo, io l'ho pagato su 6 euro, se no costa 12 euro, ma devo dire che è un volume flessibile, con delle pagine a colori, una storia meravigliosa. Se vi piacciono i slice of life di questo genere, dategli un'opportunità, anche perché se non conoscete Fumi Yoshinaga e non potete recuperare Oku, questo è l'unico mezzo possibile per conoscerla ed amarla. Questo è tutto ciò che penso di All My Darling Daughters. Fatemi sapere qui sotto se vi ho incuriositi, se lo acquisterete e se vi è piaciuto questo video. Come sempre, nell'info box troverete tutti i link ai miei social, Facebook, Instagram e Goodreads. E in più vi lascio anche il link ad Amazon per acquistarlo. Con questo ho finito, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!